Vangelo del giorno di Pasqua, 31 marzo 2024, o meglio della veglia pasquale. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano fra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro. Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». È Pasqua. È il giorno della grande gioia cristiana, della grande luce, una luce che squarcia il velo oscuro della morte, perché in quel sepolcro non c'è più il corpo di Gesù, perché non è vero, come dice la gente, che di là nessuno è mai tornato. Di là uno è tornato non alla vita di prima, alla vita nuova, alla vita piena ed eterna. Gesù è uscito vivo dalla morte. Questo è il grido di Pasqua. Questo è l'incredibile annuncio che ricevono quelle donne che erano andate a finire la sepoltura per ungere, come era usanza del tempo, il corpo di Gesù. È risorto, non è qui. Non è più qui, non è più dentro un sepolcro, non è più qui nella terra dei morenti, ma è entrato nella terra dei viventi per sempre. Ci ha aperto la strada, ci ha aperto il cammino. Ecco, allora la luce che viene dalla Pasqua è di un fulgore meraviglioso, perché rischiara tutta la vita e anche la nostra morte. Perché allora la vita ha un senso, cioè amare, ha un senso soffrire, ha un senso morire, perché tutto questo resta per sempre, non va perduto, ma diventa il mattone che costruisce il mondo nuovo di Dio, il mondo dell'amore più forte della morte. Ecco allora che quella parola che dice l'angelo, il messaggero, questo giovane, alle donne: egli vi precede in Galilea, è vero per ciascuno di noi, è la nostra Galilea, la Galilea della vita quotidiana, la Galilea degli incontri, del lavoro, della casa, degli amici, delle fatiche, degli ospedali, delle difficoltà e delle gioie della vita. È la Galilea, cioè il confine, il luogo dove noi possiamo incontrarlo. Là lo vedrete. Se noi avremo gli occhi, lo sguardo della fede, se noi cercheremo la presenza di Gesù, lo troveremo, perché Lui è vivo, per sempre con noi, ad accompagnarci nel nostro cammino verso il Padre. Buona Pasqua di Resurrezione a tutti.